La paura di perdere ha condizionato l'incontro tra Verona e Inter. Ne è venuta fuori una partita nervosa, tesa, interrotta spesso dai falli. Del resto questa tabella ne è l'esatta fotografia. Qualcosa in più in fase offensiva ha fatto l'Inter, anche se nei primi 45 minuti l'unico tiro è stato questo di Bianchi. Per il resto grandi duelli a centrocampo, questo è un tipico esempio. Tre entrate, tre falli. La ripresa ci consegna in apertura un Bagnoli sorridente, quasi una rarità. Le caviglie sono indebolite dai falli, allora Serena, uno dei migliori, prova con la testa, raccogliendo questo splendido suggerimento sulla sinistra di Matteoli, uno dei migliori in campo. Il Verona, priva di Caniggia, oggi squalificato, non riesce a distendersi in contropiede. L'unica conclusione è questa di Pacioni. L'ultima emozione viene ancora dalla testa di Serena. L'azione di Berti e Matteoli la attraversa, sostituisce però il portiere Cervoni. Parità dunque in campo, ma anche negli spogliatoi. Sentiamo Bagnoli e Serena al microfono di Maurizio Busato. Direi c'era un equilibrio in campo tale che nessuna delle due squadre riusciva ad avere la supremazia. Tu devi accettare quello che dice il campo. Alla fine è giusto così? Sì, noi abbiamo forse usato un po' di più, abbiamo avuto le occasioni maggiori, più sostanziose, però il Verona è sempre una bella squadra e alla fine un pareggio qui va bene a entrambi, penso.